comico si è riciclato da attore di varietà, adesso è attore drammatico di involontaria comicità. Che è comico il grillo parlante, filosofo da baraccone, che è comico senza volerlo, drammatico con convinzione. Contate sul grillo parlante, sull'angelo vendicatore, che incassa denaro contante, contando sul vostro sacro furore. Contate sul grillo parlante. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi... Burattino senza fili del 1977 è l'album che consacra definitivamente Edoardo Bennato per originalità, per credibilità. È in quel momento probabilmente uno dei più autorevoli, divertenti e seguiti cantautori italiani. Burattino senza fili è in qualche modo il compimento di un percorso che Bennato ha nel cuore fin dagli inizi della sua produzione: mettere assieme le favole con la realtà, la politica con il blues e il rock and roll. L'esperienza Burattino senza fili è stata per me naturalmente un'esperienza che ancora oggi ricordo con tanta gioia. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. Edoardo Bennato tratta il racconto di Pinocchio come vera allegoria rispetto al potere, rispetto agli intellettuali, che i sociologi che si vedono in televisione, rispetto ai discografici, ai giornalisti musicali, al potere che è capace di omologare tutto e chiunque cerca un momento di libertà. Edoardo Bennato non ha fiducia nel potere e soprattutto nel mondo degli adulti. Secoli prima dei Tre Allegri Ragazzi Morti, sostiene che l'adolescente con il suo candore e la sua anarchia può ribaltare il mondo. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Burattino senza fili non è la rilettura in chiave rock di Pinocchio di Collodi. Collodi sicuramente era Edoardo Bennato è molto stimato perché anche lui era un eversivo, è un po' un anarchico, ma è invece la riflessione sui meccanismi del potere, sulla salvezza del libero pensiero e del rock and roll. Edoardo è un rocker, è sempre stato un rocker da che ha iniziato. È trasgressivo, a volte antipatico a qualcuno perché reagiva ai problemi, a tutti i problemi della società. Sposa la via della canzone popolare, la canzone folk, perché negli anni 70 Napoli è un coacervo di musiche. Da quella Napoli, quella dell'inizio degli anni 70, partono tanto il blues di Pino Daniele quanto i figli delle stelle di Alan Sorrenti. In questo album spicca la chitarra di un grande bluesman come Roberto Ciotti, che dà la terza dimensione a queste canzoni in cui è importante il testo, ma è anche importante proprio la scelta musicale. In quel momento Edoardo Bennato è forse il rocker più interessante che abbiamo in Italia. Il disco più venduto del 77, un 77 dove escono anche Io Noi Tutti di Lucio Battisti, dove esce Aida di Nino Gaetano e dove per la prima volta Lucio Dalla pubblica un disco completamente autografo, come è profondo il mare. La gestazione di quell'album è stato sul cazzeggio continuo, nel senso che ci si rideva. Edoardo è un personaggio estremamente spiritoso e nello studio di Milano, il disco è stato registrato a Milano, nello studio di Milano in concomitanza, nel studio a fianco di questo grande studio, c'era Enzo Iannacci, per cui quando Edoardo incontrò Enzo,
incominciarono a giocare, insomma, non c'era attimo in cui non si scherzava. Edoardo ha avuto sempre un atteggiamento, diciamo, autentico nella registrazione dei pezzi, delle cose. Cioè, non rifiutava quelli che erano i cliché, rifiutava anche il modo di procedere che già esisteva nella produzione del tempo. Qui cercava l'emozione. Parliamo oggi di un tuo disco per me rivoluzionario, che ha costituito proprio un inizio completamente diverso da come si faceva musica. Tu avevi già fatto dei concept, però forse Burattino senza fili, di quello del quale parliamo, è proprio un esempio molto chiaro. Tu qui hai rotto le regole, hai preso un album che viene da una favola, forse la più famosa favola nel mondo, e ne hai fatto una tua invenzione artistica. Eh beh, soprattutto perché quella favola mi dava lo spunto di parlare di personaggi che sono sempre attuali, sono tra di noi. Tu che sei innocente. Tu sei stato un innovatore, secondo me, anche nel discorso dei videoclip, perché hai sfruttato questo album per creare delle immagini visive con dietro delle vere e proprie sceneggiature. È stato casuale, involontario, cioè nel senso che sono stato facilitato e il suggerimento mi è arrivato dai personaggi, capito? Avevo questi personaggi a disposizione.